Ha collaborato per la Gazzetta dello Sport, per la Gazzetta di Forlì, il Corriere di Forlì, Forlì e Forlì, e dal 2000 fino ad aprile 2013 per il Resto del Carlino di Forlì. Da luglio 2011 dirige il quotidiano online Forlì. Tommaso Di Lello. Hai dimenticato il sottotitolo, il sottotitolo quotidiano che va al nocciolo della notizia. Ah, ecco, questo è lo scopo. Perché sì, è perché è un gioco di parole, cioè se lo leggiamo in italiano, quattro lire sembra un accessorio di un cocktail, no? E quindi, ah, scusate. Ecco, sì. Buongiorno innanzitutto. Dicevo, letto in italiano, quattro lire sembra un accessorio, no, di un cocktail. E quindi, siccome collaborano due battutisti nel nostro blog, che non è una testata giornalistica ma è un blog, e uno di questi ha scritto appunto questo motto, il giornale che può arrivare, che arriva al nocciolo della questione. Invece detto l'inglese, For Life, ricordo un po' appunto Forlì, Life, quindi Forlì da vivo. È nato su appunto un'iniziativa mia e di un ragazzo che ha frequentato la vostra scuola e che a 17 anni ha creato dal punto di vista informatico il sito, e alle spalle poi c'è tutto un lavoro molto complicato che noi non conoscevamo, anche perché è nato per gioco, quindi, cioè per gioco, per scommessa, a proposito di gioco. Del gioco prima. E quindi con tutti i bug, tutte le difficoltà, gli attacchi informatici anche dalla Cina, esatto, tra l'altro collabora anche la professoressa Leoni e al nostro blog, e quindi appunto, come dicevo, a soli 17 anni è stato molto bravo a creare questo blog dal punto di vista informatico, quindi con tutte le difficoltà che dicevo, e sono un po' in difficoltà dopo tutti gli argomenti che hanno trattato prima, quindi veramente non è facile voltare pagina così in maniera brutale. E chi volesse collaborare lo invito appunto a presentarsi. Noi abbiamo una mail che è nel nostro sito, quindi chiunque può collaborare, chiaramente gratuitamente, perché non abbiamo alle spalle un editore, non siamo, come dicevo prima, una testata giornalistica. E per quanto riguarda il discorso di prima, il giornalismo, cioè, che poi è il tema appunto dell'incontro, no? Il giornalismo gentile, e per quanto riguarda anche l'intervento che faceva prima il collega, mi viene in mente anche un episodio che ad esempio noi per scelta non abbiamo pubblicato, ad esempio un suicidio di un ragazzo. Grazie, per favore. Un po' il suicidio di un ragazzo di 20 anni che è avvenuto ai primi dell'anno, mi sembra il 7 gennaio. Sì, tra l'altro la mia fonte era super attendibile, perché era un amico di mia figlia che frequentava non la stessa classe ma la classe a fianco. E un ragazzo che per motivi che non conosciamo appunto si è suicidato in maniera molto... è per questo che appunto noi non l'abbiamo pubblicato, cioè si è impiccato in un albero. Alcuni, quindi senza, diciamo, è chiaro che se ci fosse stato un gesto eclatante, mi viene in mente, mi sembra l'anno scorso, un piccolo imprenditore forlivese che è andato a Roma e si è dato fuoco. È sempre stato sempre un suicidio, però detto così in maniera brutale, perché chiaramente stiamo parlando di due persone che hanno fatto questa scelta difficile, però appunto dal punto di vista giornalistico, uno, cioè la persona che si dà fuoco perché è un piccolo imprenditore, conosciamo tutti la crisi economica che c'è, le difficoltà, ovvio, poi gesto molto eclatante, televisioni eccetera hanno giustamente dato risalto a questo episodio e alla storia che c'era dietro. E quindi, ad esempio, questo secondo me, ovviamente, secondo tutti, perché li hanno pubblicati tutti, giornali, televisioni, eccetera, è stato
pubblicato la storia. Ecco, invece il ragazzo che per motivi suoi di notte decide di fare questo gesto terribile, secondo me non è una notizia da pubblicare. Poi, per carità, altri giornali online e anche dei quotidiani, mi sembra tranne uno, non hanno pubblicato la notizia. È difficile dire noi abbiamo fatto bene, gli altri, perché l'informazione comunque c'è, va data, è una scelta, come abbiamo fatto vedere prima le locandine, che poi sì, i titoli sono una cosa, le locandine sono è tutta un'altra questione. Spesso, tra l'altro, le locandine vengono fatti cioè da un gruppo che ha una scelta per tanto che si chiama qui in Romagna chiamano la civetta, no? Perché è qualcosa che deve attirare l'attenzione, quindi forse non sarebbe neanche correttissimo analizzare tutta questa questione attraverso dei titoli sulle locandine, perché quelle devono accattivare un po' la notizia del giorno. E secondo io sarei più per la locandina che abbiamo fatto vedere prima, cioè l'importanza dell'uomo che è stato salvato da quella frana, poi la politica. Noi ad esempio la notizia di quell'uomo che ha vinto, di quella persona che ha vinto all'otto, non l'abbiamo data. Ripeto, non siamo una testata giornalistica, siamo un blog, cerchiamo di dare informazione tra virgolette, perché dare informazione è difficilissimo. Poi in questi anni è cambiata tantissimo l'informazione, anche voi in un certo senso avete un piccolo giornale, perché Facebook attraverso la vostra pagina, no? Pubblicate sia i vostri stati personali, quindi pensieri, ma anche linkate articoli su Facebook, poi si leggono spesso tantissime bufale, come vengono chiamate, no? Cioè notizie infondate, non vere. Ecco, magari sotto questo aspetto vi consiglierei di approfondire un pochino prima il tema che vi ha colpito. Forlì, tra l'altro, venendo sul locale, è una città molto strana. Strana perché, se ci pensate, voi mi sembra siete ragazzi del 97-98, no? 94, scusate. 94-95. Comunque, pensate che a Forlì, fino al 90, la comunicazione era monotematica, c'era quasi il monopolio assoluto alla informazione locale, c'era solo il resto del Carlino. Poi successivamente, a fine, mi sembra nel 90, 89-90, sono nati dei piccoli giornali locali, la Gazzetta di Forlì, che poi dopo è diventata, dopo alcuni anni, il Corriere di Romagna, e poi successivamente La Voce. Adesso invece appunto, ci sono tre quotidiani di informazione locale, ci sono i social network, quindi le informazioni viaggiano in maniera velocissima, tanto è vero che il vantaggio del web o dei siti di informazione è che noi, ad esempio, se adesso succede un'informazione, un evento, scusate, lo pubblichiamo immediatamente. E domani il Carlino, il Corriere, La Voce pubblica la notizia, ma sono già trascorse diverse ore, e quindi ci sono appunto la comunicazione, se ci pensate, è cambiata tantissimo. E quindi non so, altro non saprei cosa aggiungere. Grazie.